Siamo ad Amandola in compagnia di Maria Sonia Baldoni. Su di lei è stato scritto un libro dal titolo La Sibilla delle Erbe. Maria Sonia, il tuo è un mondo particolare, sei una raccoglitrice di erbe spontanee, ma sei anche una persona che promuove le tradizioni, le porta avanti e onora e ama il mondo naturale. Questo 2022 è così particolare, secondo te come si apre, come si è aperto? Intanto abbiamo prestato molta attenzione al luogo, come sempre siamo andati a raccogliere la legna mentre abbiamo raccolto una quantità veramente grande di erbe, perché le temperature che ci hanno accompagnato da Natale fino all'Epifania sono state veramente un grande aiuto. E la cura dei luoghi, in questo caso, ecco, qui c'è un piccolo esempio, questo labirinto fatto con le pietre è stato addobbato con le arance, con la frutta secca, con le zucche, con il cavolfiore colorato, quindi anche abbellire i luoghi che ci circondano fa parte di tutto quello che era la preparazione per queste celebrazioni, per queste festività. E anche la piccola sperimentazione della tintoria, che riguarda la tintoria, i vasi che abbiamo portato dell'estrazione degli oli essenziali sono stati accompagnati anche dalle piante invernali, quindi dalle rape colorate, dal cavolfiore nero, per vedere se con il sole continuano a mandare fuori il loro colore. Faremo dei piccoli esperimenti con la lana. Ecco, il tuo è un mondo tra l'altro composto da tantissimi giovani in giro per l'Italia e non solo, anche in Europa, ma avete passato i confini, no? Dedicato proprio alla vicinanza a questo mondo naturale. Cosa significa oggi nel mondo globalizzato, dei centri commerciali, dove si corre continuamente? Cosa significa ritrovare il rapporto con la natura? Intanto tanti ragazzi hanno una possibilità veramente alla portata di tutti, perché si viene proposto un seminario, uno, due o tre giorni consecutivi in vari luoghi diversi, dove la persona che accompagna c'ha modo di sperimentare e quindi eventualmente prendere una decisione se la dimora in campagna può essere consona a quello che è sempre appartenuto a un sogno. La cosa favorevole è che tanti ragazzi che magari si sono occupati di woofer in Nuova Zelanda, in Australia, dalle varie parti del mondo, sono rientrati in questo periodo. Prestano la propria opera lavorativa in cambio di vitto alloggio, lo facevano in tantissime nazioni anche fuori dell'Europa, sono rientrati e adesso stanno valutando se farlo nelle loro piccole realtà che magari appartenevano ai genitori o ai nonni. Allora, questo periodo di tirocinio fatto esclusivamente con lo scambio, col baratto, dove l'affiancamento comporta anche tutto quello che riguarda il vitto, l'alloggio, ma anche l'apprendimento giornaliero e la catalogazione delle erbe che incontriamo. Quindi questa è una possibilità, in modo che nelle quattro stagioni un ragazzo poi valuta e vede se magari può essere il suo futuro, con le tecniche trasformative naturalmente. Sei fiduciosa per questo nuovo mondo? Infinitamente sì. Considero che sia il più grande dono che l'esistenza ci ha fatto, il più grande, ma difficilmente possono essere trovate le parole per esprimere la qualità dell'amore che ci è stato dato, dove siamo stati presi per mano, magari un po' strattonati, a conoscerci. Conoscerci, sapere chi siamo e dove vogliamo direzionare tutte le nostre energie che appartengono a questo passaggio sul pianeta. Il conosci te stesso faceva parte dell'ingresso di Atlantide. Conosci te stesso, e noi non l'avremmo mai fatto se non eravamo un po' messi in condizione di doverlo fare.